Professora, con vero piacere e con onore la parola al mio maestro, se posso dire, al professor Barney, che tratterà del principio di autodeterminazione nella specifica circostanza che oggi stiamo esaminando, quello proprio della terapia trasfusionale. Grazie, professore. Professor Barney. Diritto all'autodeterminazione del proprio paziente. Valutazione nell'attuale ordinamento e nella recente giurisprudenza dell'istanza etica del medico che decide di rispettare in ogni caso il diritto all'autodeterminazione del proprio paziente. Grazie Macri, grazie agli organizzatori di questo convegno interessantissimo, anche per avermi dato la possibilità di ascoltare una messa a punto così esauriente su tutti gli aspetti del tema che io ovviamente non ripercorro e che do per fortemente acquisiti. Mi sia consentito tuttavia di dare qualche piccola delucidazione sulla mia impostazione personale. Io non sono d'accordo con chi dice che esiste un diritto del medico di intervenire sempre comunque a salvaguardia della vita e non sono convinto neppure che per la nostra norma complessiva vi sia si possa affermare una illiceità del suicidio. Devo anche aggiungere con fermezza, con chiarezza, che il problema che è stato benissimo trattato dai relatori precedenti valutazione, della considerazione della volontà espressa precedentemente dai soggetti che si trovino nel momento in cui si rende necessario un intervento sulla loro integrità fisica, sia pure di natura terapeutica, ha in altri paesi un valore assoluto, ha un valore notevole se non assoluto, e devo anche considerare che la più volte citata Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina non è soltanto un testo di riferimento di cui si possa parlare vagamente. È uno strumento normativo che è stato approvato dal governo italiano, che lo ha sottoscritto ad Oviedo il 4 aprile di questo anno, e per il quale ogni norma deve adeguarsi a questi principi, che sono poi il frutto di una elaborazione quinquennale, un lavoro quinquennale fatto anche dai nostri rappresentanti a Strasburgo, e che comunque risulteranno illegittime quelle norme pregresse o future che siano più restrittive rispetto ai principi approvati in sede di convenzione di Strasburgo. Quindi mi sembra che qualche passo in avanti sia stato fatto e che questi passi in avanti debbano, perlomeno, ecco, io credo sia, ci sono, io rispetto tutte le opinioni ovviamente, ci sono anche insigni giuristi che ancora pensano in tema di consenso in maniera molto tradizionale, che subordinano alla valenza della causa di giustificazione dell'articolo 54 stato di necessità ogni altra considerazione, che ancora vedono nel medico come l'arbitro delle situazioni, colui che deve fare il bene del grande e del piccino, come se il medico fosse in grado di capire qual è il bene di una persona, che non è soltanto quello che attiene alla salute, ci sono altri beni forti come quelli della dignità della persona, della libertà della persona, che a mio avviso sono beni altrettanto importanti, altrettanto da difendere. Per quanto riguarda attiene il particolare problema deontologico, io mi rifaccio al lavoro molto brillante delle dottoresse Catena e Trullazzi, che su giustizia penale lo hanno esaminato
denunciando l'ambiguità del decreto del settembre 95, laddove in caso di pericolo imminente di vita si legittima la trasfusione anche senza il consenso del paziente. Un decreto illustrato in termini entusiastici anche da qualche medico legale e anche da qualche giurista, che io francamente non posso dissentire. Faccio l'esempio di Adecola, mentre sono totalmente d'accordo con un giurista trattatista che è qui presente e che è il dottor Bilancetti. Ecco, particolarmente incisive sono le riflessioni delle due autrici sopracitate in ordine alla questione ideologico-morale proposte dai testimoni di Geova, che io del resto avevo cominciato a tratteggiare dall'85 in rapporto anche a un principio che il professor Mantovani aveva espresso fin da allora. Poi il professor Mantovani l'ha annacquato questo suo principio fondamentale, per cui il medico, anche di fronte ad una situazione di grave pericolo, non può intervenire invocando lo stato di necessità, poiché l'individuo ha il diritto di lasciarsi morire. E io mi rifaccio alla grande autorità culturale, scientifica e morale di Ferrando Mantovani. Ecco, voglio soltanto dire che si sono aggiunti in questi tempi ultimi alcuni elementi di chiarezza nel panorama della normativa e della dottrina etica deontologica a livello internazionale, che offrono ulteriori elementi di giudizio. Due soli documenti cito. Il primo, che è del 96, è del Royal College of Surgeons of England, che sarebbe l'ordine dei medici del Regno Unito, anzi dell'Inghilterra in questo caso. Oggi il Regno Unito è una parola un pochino in crisi, per la Scozia, però ecco, posso dire con certezza che il Royal College è molto più forte dell'Ordine dei Medici italiano, molto più forte, ecco, perché è come l'American Medical Association. Sono organismi con i quali non si scherza, vero? Perché il medico che cade in disgrazia dell'ordine dei medici o che ha una censura può anche cambiare mestiere in questi paesi. Da noi tutto viene preso con maggiore allegria. Ecco, il Royal College ha emanato un vero e proprio codice di comportamento per il trattamento chirurgico dei testimoni di Geova, che valorizza anche le direttive anticipate. Se il paziente è capace di esprimere un'opinione informata e razionale, o se esiste una direttiva anticipata, il medico deve conformarvisi. Quindi in Inghilterra, nel Regno Unito, anche una direttiva anticipata ha valore, pur se il paziente ad un certo momento abbia perduto la conoscenza e quindi la incapacità di esprimere il consenso. Se così non è, il giudizio del medico deve prevalere su quello dei parenti o di altri interessati, che sono peraltro invitati a documentare eventualmente lo status di testimone di Geova del paziente, presentando anche l'originale della specifica direttiva anticipata. L'altro documento sul quale brevemente mi preme ritornare è la Convenzione sui diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano rispetto all'utilizzazione della biologia e della medicina, che apre appunto, come è stato detto da tutti, un ampio spiraglio ai living wills, come risulta dall'articolo 9, che mi piace più nella versione francese che in quella italiana. La versione francese dice: Suez précédemment exprimé au sujet d'une intervention médicale par un patient qui, au moment de l'intervention,
né pa an età di espressa volontà, saranno pri an conte, saranno tenuti in conto. Mentre la traduzione italiana è sempre così, purtroppo, saranno presi in considerazione. Cioè non si cestinano, ma una cosa è se ne deve tenere conto, cioè la decisione del medico deve essere informata, deve tenere conto di quei principi, non prenderli semplicemente in vaga considerazione. Grazie professor Barni, che oltre per aver mantenuto la parola, anche per averci ricordato che queste problematiche non affliggono soltanto gli studiosi italiani, ma sono un po' dei temi in trattazione in tutto il mondo, visto che ci sono convenzioni internazionali che se ne sono occupate e se ne stanno occupando.